Ciao ragazze, il video di oggi sarà un video con i finiti del mese, con le cose finite del mese di novembre. Piangendo qua. Bene, la prima cosa di tutte, che è una che sta per finire da un po' di tempo, però io l'ho lasciato fino alla fine. Magari c'è pure un sprussino qua che riesco a far vedere a voi, che è questo qua, che praticamente si chiama Girl Meets Peel, che sarebbe un liquido perolato per la face. Che cos'è? Guarda qua, c'è un sprussino, come potete vedere. Io lo utilizzavo per mettere prima. Io le voglio ricomprare prima del make up, prima del fondotinta, perché lascia il fondotinta più lucido e a me mi piace l'effetto più lucido del fondotinta. Come potete vedere, lui lascia la pelle lucida, però senza quella esagerazione che io adesso si vede in giro. Una cosa usabile, delle persone normali lo possono usare. Tu vedi una pelle, vedi che io ho usato adesso, però non si vede tanto perché ho messo un po' troppo di cipria qua. Però quando passa, comincia a passare il tempo e comincia a uscire l'eccesso di cipria, delle cose, tutto, che noi sappiamo che noi mettiamo il trucco la cipria, però dopo un po' di tempo, un po' di minuti, un po' di ore, comincia a uscire. E noi mettiamo tanto quando vogliamo fare i make up durare di più, però di solito i make up durare di più non rimane tanto lucido, per questo che c'è chi metti come si dice, quelle povere lucide, Dio santo non mi viene il nome, ce l'ho qua, non c'è scritto, non c'è scritto, perché le ho pulito e si è lavato praticamente. Sarebbe illuminante, penso che è questo il nome in italiano, però non mi ricordo bene. Praticamente questo è il primo, è la prima cosa che vi voglio fare vedere. Faccio il video veloce perché stai scaricando il telefono. E la seconda cosa, cos'è? Che a me mi è piaciuto un sacco e quindi vi voglio far vedere. Che a me non mi hanno mai piaciuto nessuno dei pannolini che ho usato qua in Italia, tranne questo. Io ho lasciato il sacchetto perché è un pannolino che mi piace. Questo sarebbe il pacco doppio, oppure ho preso questo pacco doppio, che è questo qua della Linesetta, questo qua. Vi ho lasciato il pacco per voi, non so se riuscite a vedere. Questo qual è? Non so se c'è scritto qua. A me non mi piace che ci sono, sai, queste. Non mi piacciono che ci sono queste alette, però io non ho trovato senza e quindi ho preso questo. Però c'è pure senza alette, che sarebbe quello verdi, di questo qua sarebbe quello verdi, che sarebbe seta ultra, però quello verdi, che c'è lo stesso flusso, che sarebbe, non so se riuscite a vedere, sarebbe questo verdi qua, e questo che sto utilizzando è questo qua. E io sempre lo utilizzo lo stesso per dormire, perché a me non mi viene tantissimo. Questo qua sarebbe il viola, non mi viene tantissimo, però a me mi piace di più il verde in quel senso. E a me mi piace perché non lascia degli odori, non lascia niente, quindi è uno che mi piace tantissimo e non mi fa allergie. E tutti quelli che usavo qua in Italia mi lasciavano odore, mi dava un fastidio enorme. Questo qua non mi lascia nessun odore. Però l'unica cosa che non mi piacciono in questo qua è le alette, perché a me non piace. Non mi piace di suo. La misura è una misura buona, che sono i 24 centimetri. C'è pure di 20 centimetri, però non so
so, a caso li potrei usare dei 20 in giro, magari. Avrò un po' di paura di usarlo. Lui assorbe bene, non ho mai avuto nessuno scappi, non mi è mai scappato il sangue, niente, quindi quello sì. Qua dice che neutralizzi odori, è vero, è l'unico che mi ha neutralizzato, non mi ha fatto venire allergie, almeno fino adesso no. Design non mi frega niente perché non è che vado a vedere nessuno. E dice che è super solvente, almeno fino adesso ha fatto il suo compito di assorbenti, e questo mi piace, quindi nel senso lo riacquisterò. Ne ho trovato uno che mi piace qua in Italia, che non avevo mai trovato. Cosa numero due, questo che sarebbe il sapone per la doccia. Questa profumazione qua non mi piace, non mi piace una profumazione che non lo so, sarebbe tipo per profumo che per doccia non rimane l'odore, dopo la doccia esce subito. Questa profumazione qua sarebbe vaniglia e zenzero di Madagascar, però un po' dolce troppo per a me. Mi piace più quello che c'è lì, che è il muschio bianco, però dura un sacco, ragazzi. Questo qua dura tutto un mese, a volte può essere tanto di più, siamo in due, e io faccio un sacco di dolce, a volte se mi lascia pure 3 volte al giorno. Quindi consigliato il sapone, però non questa profumazione, a me non piace, la mia persona. Però non è una profumazione che dura nella pelle, essendo un sapone. Questo qua non so neanche perché, lo devo far vedere, però li faccio vedere. E che perché è il brasiliano, quello che io utilizzavo in Brasile. Mi è finito, chissà, il sapone intimo. Già ho ricomprato un altro che è italiano, quindi non ce l'ho più saponi intimi brasiliani. Questo è stato l'ultimo. Stato l'ultimo sapone intimo brasiliano, non c'ho niente da parlare di quello. Un'altra cosa, che in realtà non è un prodotto finito, è un prodotto che debutterò perché non va più bene, che sarebbe questo pennello, non è neanche lavato, non voglio lavare questo per buttare. Questo pennello della Kiko ce l'ho già da un sacco di anni, da non mi ricordo neanche, più di 6 anni sicuramente, però si sta uscendo i peli mentre io passo i cose. A me mi piace questo formato per fare i contorni, pure per mettere i blush, però questo qua già è andato, diciamo. Però diciamo che era quello che utilizzavo di più, quindi. Va pure bene che è andato. Un'altra cosa che è finito sarebbe questa crema per i capelli lisci, che sarebbe per definire i lisci, però io riesco a utilizzare per la definizione migliore di estate, che posso toccare i capelli, però a volte quando li ho avuti i capelli ce l'ho qua. Un'altra volta mi scordo sempre di abbassare. In realtà l'ha usato mio marito, però io mi scordo di abbassare quando arrivo qua nel bagno per fare video. Mi sono seduta subito e non l'ho abbassato. Quindi cosa succede? Mi è piaciuto, però adesso come ce ho i capelli un po' lisci in questa parte qua, per il fatto di che d'inverno li faccio troppo a piastre, queste cose, quindi rimani un po' liscio. Quando di estate io passo un mese, due, senza mettere niente di calore nei capelli, lui definisce bene i lisci, poi facendo tanto trattamenti i capelli ritornano al normale, però d'inverno riesco a farlo tornare al normale perché sempre devo seccare tutto, è un po' difficile. Però è una marca brasiliana, non penso che c'è qua per vendere. Però questo qua, nel senso, è per definire i cachi, è una crema per definire i cachi, no, i riccioli dei capelli, praticamente cacio e ricci in portoghese. Non c'è quell'effetto di indurire, quindi è una crema per pentenare i capelli, e diciamo che funziona, e per lasciare nei capelli, non è per sciacquare. Non parlerò di più perché è una cosa che non potete trovare qua, quindi neanche in Brasile si compra tanto perché è dal parrucchiere. Una cosa che è finita, che mi è piaciuta un sacco,
Non li ricomprerò adesso perché ce l'ho simili naturali a casa, che sarebbe questa maschera matificante meravigliosa, perché lei dà lo stesso effetto dell'argilla verde, lo stesso effetto, e è meraviglioso. Quando io finirò le mie argille, che io domani spero di ricordarmi, farò una pulizia con l'argilla nella mia pelle perché sento che ne ha bisogno, c'è un po' di grassa e questa qua assorbisce tutti i sebum, tutte quelle cose lì. E questa qua, ragazzi, è normale che ci appiccica, si sente appiccicare un po', senti pungere un po' la pelle quando usi l'argilla verde. Questa qua fa sentire uguale, quindi rasoda la pelle, toglie tutti i grassi da pelle, meravigliosa. Quindi se volete un effetto dell'argilla verde, se avete la pelle grassa, se volete sai come si dice, una pulizia del viso più profonda, un detox del tuo viso, questo qua è quello che funzionerà per fare un detox del viso. E io penso che è finito. Adesso posso mettere altre cose. Altre cose qua. Non ce la facevo più. Non ce la facevo più. Di questo è finito. Non c'è più niente, però nel prossimo mese ci saranno altre cose. Un bacione, grazie per vedere questo video, spero che vi piaccia e alla prossima.